grave, ma è successivo ad un risultato già costruito sul campo dal Milan, cioè il 2-0. Ecco che perciò, poi tu mi insegni, c'era un'ora da giocare, addirittura qualcosa di più, però il 2-0 in una partita come questa, cara Michela, mi sembra che avrebbe, sapete, quasi, non poi, dico ucciso, ma sì, creato dei grossi problemi. Allora, noi arriviamo buoni ultimi perché siamo a quasi 24 io mi ore chiedo, ma quello là in fondo, ecco, come ha fatto a non vederlo? Ma vedete al centro del teleschermo il guardaline, perché è addirittura leggermente con le gambe divaricate, in posizione da sparo, usando un termine ippico, è messo dove deve stare. Ma io dico sì, che cioè, come si può non vedere una palla che entra per, vi dico la precisione, 83 centimetri, perché è stato fatto la misurazione col computer, 83 centimetri con il bacino di Buffon che è sulla linea di porta, perché anche questo è tanto così, eh? Secondo. Cioè, terzo, Michela, con Buffon e la palla che sono rivolti verso il guardaline, non è che il corpo di Buffon copre la palla dalla parte opposta, dice, allora c'è una, non lo so dov'è, piccola, perché c'ha la schiena, piccolissima attenuante, qui è frontale al guardaline. Credo che cosa faceva questo signore? Credo che a quel signore debba essere tolta la bandierina. Ultima cosa e poi sto zitto, perché molti mi hanno fatto la domanda, ma perché non è stato segnalato il fuorigioco di Muntari? Ve lo fa vedere questa immagine. Vidal è fuori dal campo. È fuori dal campo. Quindi, nel caso fosse stato fuori gioco. No, non è fuori gioco. Vidal è fuori dal campo, quindi non conta. Eh no, perché se le tiene in gioco tutti. No, è fuori dal campo, appunto, questa è la riga. Lui, esatto, in questo momento non c'è. Sì, esatto, proprio per questo. Il regolamento dice che lui è praticamente, stando fuori dal campo, tiene in gioco gli avversari, perché è come se fosse sulla linea della riga bianca. E ho consultato il regolamento. Questo è nuovo. Vidal mette in gioco Muntari, anche se questa fosse stato in fuorigioco. Comunque non importava neanche la lente di ingrandimento per vedere questo gol. Perché su questo piano, Michela, c'è un altro precedente, il secondo gol del Lione contro la Fiorentina in Champions League, in cui Zauri, mi pare, era fuori dal campo e tenne in gioco il centravanti del Lione, che era solo in mezzo all'area. Lui è come se fosse sulla linea di, tiene in gioco tutti. Guarda, una cosa si finisce è mai un regolamento che non, si finisce pochi mai sanno, di imparare, eh? Pochi conoscono. Io mi sono consultato anche ieri sera con dei colleghi, perché a Radio Sportiva dopo l'11 c'era la bagarre di collegamenti e abbiamo consultato il regolamento. Perfetto, bene, questa è una cosa in più. Comunque, ad onor di cronaca, bisogna dire che anche nella partita del pomeriggio tra Genoa e Parma, insomma, gli errori arbitrali ce ne sono stati. E Michela, pensa che i vertici arbitrali avevano tenuto fermo Tagliavento 2 settimane, gli avevano dato il miglior quarto uomo che è Rizzoli, 2 assistenti di linea che vanno per la maggiore, tutto questo per tutto questo degheio che poi parliamo fuori. Anche di Rizzoli, perché ce n'ho anche per lui io, perché è di Rizzoli. Allora, il quarto uomo fa il parcheggiatore fa il parcheggiatore allo stadio, oppure qualcosa dovrebbe anche contare, perché sull'episodio di Mexès è lui che deve segnalare qualcosa. Lo vuoi vedere? Benissimo, ce l'abbiamo, lo possiamo sempre vedere sempre da Sport Mediaset, l'abbiamo tra l'altro ha avuto pure sfortuna il francese, perché nel momento in cui ha fatto quello che ha fatto lo stavano inquadrando lontano dalla palla. Adesso ci arriviamo, eccolo qui. Allora, questo è il momento in cui lui è già giù, ma andando avanti vediamo. Ovviamente stiamo riprendendo tutto quello che è riportato oggi su sportmediaset.com, sul sito di Mediaset. Allora, questo è quello che è successo. Mexès, tonfa. Questo è il cazzotto che arriva, lo vedete abbastanza chiaramente. Sono gli ultimi due sulla sinistra del televisore. Borriello va giù. Non so se in questo filmato ci sarà anche la riproposizione da un'inquadratura dal basso dove è ancora più chiaro. Sì, però qui è chiara anche un'altra cosa. Io ho parlato di Rizzoli, però questa immagine non l'avevo vista, avevo visto solo su Sky che c'era un primo piano di Mexès che dava il pugno. Se possiamo tornare, Roberto. Facciamolo finire, perché non l'ho visto. Lo stiamo vedendo insieme, per cui ci andiamo, come si suol dire in gergo, sopra per capire. Perché a un certo punto Borriello dice: non hai visto che mi ha dato un cazzotto a Rizzoli? Forse, ecco, questa è l'inquadratura a cui mi riferivo io. Ecco, la piattaforma satellitare, cioè Sky, aveva un'inquadratura diversa in cui si vede proprio il pugno. Sì. Ecco, però se possiamo tornare al frame iniziale, Roberto, io ho parlato di Rizzoli, ma non avevo visto questa inquadratura dall'altro, il signor Tagliavento era davanti, eccolo là, guardate, al centro del teleschermo, si vede dalla maglia verde,
E lui lo vede, eh. Sai l'unica cosa che può essere in questa coperto situazione? Coperto da quel giocatore, questo giocatore qui, che non so chi sia, però. Dubbio. Però voglio dire, come il guardaline di Milan-Napoli ha visto il buffetto di Ibrahimovic, come il guardaline a Firenze aveva sentito il vaffa di Ibrahimovic, come avevano visto il cazzotto di Ibrahimovic a Rossi, quello di Chivu a Rossi, Bari e Parma. Questo, voglio dire, è abbastanza... Non so dove sia Rizzoli in questo momento, perché credo che ci sia in corso, sai cosa ci deve essere? In corso un cambio, quindi Rizzoli è impegnato, che era il quarto uomo impegnato nella gestione del campo. C'è anche il guardaline sotto la sovrimpressione Milan-Juve 1-0 che sta in linea. Ma non lo vedrà mai, eh. No,